Buonasera a tutti, alla Docco Romo. Giustamente stavo facendo il video e giustamente per spostare il telefono, sarà che ho spinto qualcosa, maledetta primavera, e niente, incominciamo tutto da capo, maledetta primavera. Niente, allora, domani stiamo, diciamo che siamo alle porte, perché giustamente domani è il mio compleanno, e domani compio 48 anni, e domani vi faccio anche io un regalo a voi, che faccio venire il grandissimo Pizzo a casa mia, e che ci facciamo un video, però non è detto che domani lo faccio venire a casa mia, domani sera, e poi pregate che lo faccio venire di nuovo a casa mia, perché non funziona così, sendo che lui vive per strada. E mi avete già capito, non mi piace offendere, perché io non ho mai offeso nessuno. Domani faccio venire Pizzo e ci facciamo un video insieme, che mangiamo un po' di cose, di carne. Io mangio crudo, lui può mangiare come vuole. Io praticamente faccio, mettiamo che io cucino, lui dirà qualcosa. Domani farò un po' di spesa, prenderò anche un po' di fegato crudo, così gli faccio vedere a Pizzo come si mangia la carne cruda, perché lui penso che lo sa, perché lui il mio video, maledetta sentito, lui il mio video. Praticamente io stasera che stavo andando avanti già con l'operazione per gli hamburger, mi devo mangiare due hamburger. Maledetta primavera, nel mangiare l'hamburger, nel muovere il telefono, maledetta primavera. Questi fanno parte dei indovini e sciati, indovini e maledetti. Ne è stato fatto un video di 11 minuti, ragazzi, ma stiamo scherzando, per non mandarlo al manager, giustamente. Ho detto, vabbè, c'è un altro hamburger qua che ve la faccio vedere. Erano due hamburger. E c'è la fè. Stiamo a cominciare di nuovo tutto da capo. Io mi sto facendo un hamburger, giustamente. Boh, un hamburger. Però, giustamente, visto che a me il mangiare qui non mi manca mai, decoriamo un poco di speck alto Adige di collina. Mamma, quella cosa che ho mangiato stasera. Quante cose sto mangiando stasera? Come do? Madre. Madre. E niente, allora che ci siamo intesi, io domani faccio un Pizzo, però non voglio che voi dite al manager, carissimo Alessandro, dica al maestro di fare un Pizzo nella tana, non esiste proprio, perché domani, io l'ho detto a voi che a metà mese ve lo faccio venire. Ma non posso farlo venire tutti i giorni a casa mia, o un giorno sì, un giorno no, o una settimana sì, una settimana no. Perché io poi domani sera ho l'appuntamento con il meccanico e il tipo, che devo mettere delle firme qua là, perché prenderò un motore di seconda mano, fatto bene, in buone condizioni, 6.000 km. Maledetto, perché con quello motore che ho io, c'è un problema che quando si surriscalda il motore devo aspettare un'ora e mezza, che poi devo ripartire o che si raffredda, e niente, che vi devo dire, l'importante è che poi non dite al manager, Alessandro mi raccomando di al maestro fammi il Pizzo della tana, perché capiterà la prossima volta, lo dico io, cioè lo decido io quando capiterà, lo decido io,
Perché quello, Pizzo, sento che vive per strada, ma non avete capito, lui non si lava, giustamente. Cioè, penso che qualcosa farà, che non lo so, si laverà fuori, non lo so, però non voglio dire che è uno zingaro, non è uno zingaro, perché qui possiamo essere tutti zingari. Io non sono uno zingaro, perché ho una casa. Anche lui c'ha una casa, però una casa abbandonata, poi a me mi dispiace, però purtroppo se io lo porto a casa mia, vuol dire perché lo voglio aiutare, ma non a casa mia, lo porto in garage, lo porto a casa mia, mio padre, il picchio mi caccia prima a me e poi a lui. E niente, che vi devo dire? Io mi sto degustando questa birra Bavaria, cioè ragazzi. E ragazze, signore e signore, amici, amiche, fratelli e sorelle, ho fatto un bel video. Lo stavo spostando qua. Celestà! Celestà! Ha zombato Uvid, maledetta primavera di Dovin, maledetta. Bene, un saluto speciale, grandissimo, al grandissimo Cischi, alla Doc, Giampaolo Milano e tutta famiglia, il manager Alessandro e tutti i gruppi. E un saluto speciale a Gianni Auricchia e D'Arta. Bene. Maledetta prima me, ma tu chiami un picchia a me. Pure la calandiera mi cade. Questo è le malelingue. E nu. Le malelingue. Io ci credo nelle malelingue. Io ci non posso dire che ce ne sa, c'è cute, 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 però prima o poi. Quelle malelingue prima o poi finiranno, perché prima o poi non possono stare sempre le malelingue prima o poi spariscono. Bene. Bene, allora. Da Brescello alla Docco Romolo. Hamburger che era una yes do, e mo' io, perché io me la so mangiare, e me l'ho pure ingoiata, pensate, l'ho pure ingoiata. Che bel video, vabbè, però non fa vale niente. Che è andato? Madonna mia! Proprio, che è andato? Alla doc! Bene. Hamburger di manzo alla doc con sale e pepe crudo e mangiato. Domani, vado da domani a spendere a prima. Prendo il fegato, carne di maiale, vedo perché devo fare una bella spesa. Tanti mangio, un po' di salsiccia. La birra, domani a pizza, da dove la fai? Ma te, domani lo faccio muovere a casa. No, stavo scherzando, scusate, non esiste proprio. Domani a pizza fa quel che dico io, cioè non si può muovere a casa, perché se si muove a casa, no, vabbè che... A casa mia, uno è invitato, vabbè, quando vuole, ma tanto non si sente male. Anche perché io non devo bere più di tanto, perché io poi devo andare al meccanico a contattare. Perché c'è il tipo che devo mettere la firma. Se non lo entro per domani sera il motore, lo avrò per mercoledì, giovedì. Però il mio account mi ha detto a me che domani hai il motore. Non vedo l'ora. Ma dai! Arrivi, e mangiata la vita. Ma dai! Madre. Madre. Vi è piaciuto il video oggi da palloncino? Qui ci sono altri palloncini, che ora devo aprire di nuovo, perché guarda. Madre. Jessica, mo c'è, ha fatto tumore, vedi papà, Jessica, dipende 2000. Il pallone dell'amore, questo qua. Questi?
Ma che? Questi sono i palloni dell'amore. Quando compro un pallone io, si accende l'amore, perché qualcuno mi verrà dietro la porta a bussare. Chi è? Romolo, sono una tua ammiratrice. Magari, non è mai successo questa gente. Magari. Crudo. Perché questo qui è un crudo. Questo come si chiama? Silenzio! Questo si chiama Maledetta Primavera. No, non si chiama Maledetta Primavera. Spec Alto Adige di montagna. Ma dai! Crudo e mangiato. Madè. Che video che stavo facendo prima, però l'ho rifatto di nuovo, cioè non c'è problema. Oh, no, sto vedendo il secondo, stiamo a mangiare, bello, eh? E questo è fame naturale. Io mi godo, scusatemi, quando è fame naturale. Che mangi con il gusto. Quando è fame chimica, sì, mangi diversamente. Mangi con la malavoglia. La vera fame è la fame naturale. Almeno, il mio parere è quello. Poi non sappiamo come voi preferite. A me piace mangiare infame naturale, che non in chimica. E chi mi capisce, mi capisce. Ma che? Ma che? Vado a lasciare queste nel frigorifero. E più tardi, se sono stufo, se la sera tardi, me lo mangio. Ma dai! Jessica, che donna sempre, eccola qua, il mio amore del cuore. Sei il mio amore del cuore tu, eh? Bella roba. Bella roba. Bene, un mix speciale a tutti quanti, alla Doc Bavaria, stava in offerta un 90 centesimi. La gente oggi, proprio perché questa birra, si sono fatti fuori 3-4 bangali. Ho detto io due birre, cioè, posso passare? Sì, prego, prego, maestro, perché a me mi conoscono tutti. Io oramai sono famoso. Dovevate fare? Ehi, maestro, alla Doc, la ho detto io sto a fare la spesa perché per me non ho tempo, perché devo andare a fare un video.
stamattina, giustamente sono andato a fare la spesa stamattina, che ho fatto il video Ciletta! Cioè, con i fagioli. Bene. A me mi piace regalare un sorriso a tutti, ma purtroppo quando c'ho da fare il maestro, anche lui c'ho da fare. Niente, io vi ringrazio come sempre, punto primo, vi amerò. Un saluto speciale a tutti quanti, vi auguro una buona serata a tutti, sempre buon lunedì a tutti, alla vostra salute. E poi tra poco soffiamo il pallone dell'amore. Ah, che bello, quando digerisci, proprio ti rilassi, ma dai! Ah. Guardate ragazzi e ragazze, e va, e sto pallone se ne va, e io vi amo tanto tanto perché I love you, ma che? Madè! 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 Questa vita se ne va e sto pallone prima o poi andrà su in alto. I love you. Maga, maga. Allora, questa è tua suite, la lavatrice, maledetta mia lavatrice. Cioè, la lavatrice, ogni volta che scoppia, la lavatrice sparisce, maledetta primavera. Ah, eccola qua l'ho trovata, eccola qua, dove sta la lampadina? Eccola qui, eccola qui, eccola qui, la lampadina, eccola qui. Bene, io vi ringrazio, la luce è rossa, guardate, alla doc. E ci aggiorniamo domani per il video cena con Romolo e Pizzo, sempre alla dopo. Mamma!